Da Bologna a Palma di Mallorca ci sono voli diretti Ryanair. Se si prenota con molto anticipo, si possono trovare voli a meno di 20 euro. Da Bologna, in un'ora e mezza, con un comodo e pratico volo Ryanair, arriviamo a Palma di Mallorca. Con questo breve documentario cerchiamo di illustrare i luoghi da noi visitati in una settimana di inizio aprile 2018. Veniamo accolti da un magnifico aeroporto, enorme, bellissimo e pratico. Già all'arrivo si nota subito che Mallorca si è dimensionata per ricevere più di 10 milioni di turisti. Nel posteggio delle vetture da noleggio ci sono diverse centinaia di vetture disponibili, tutte nuove o quasi, e di categoria medio-alta. Una comoda autostrada, per di più gratuita, ci porta nel cuore di Palma. Dall'autostrada, come arrivi in prossimità di Palma, gli occhi si rivolgono subito sulla magnifica cattedrale, visibile da tutto il lungomare. La Cattedrale di Santa Maria di Palma, conosciuta come la Seu, è una cattedrale romanico-gotica, costruita sopra a una precedente moschea araba. Le sue dimensioni sono notevoli, ha un'altezza di 120 metri e larghezza di 55 metri. Progettata in stile gotico catalano, ma con influenza del Nord Europa. Fu incominciata dal re Giacomo I d'Aragona nel 1229 e terminata nel 1601. Salve, siamo al 6 di aprile 2018, siamo arrivati da Bologna con un volo Ryanair diretto Bologna-Palma di Mallorca. Qui siamo sull'isola di Mallorca, questa è la città di Palma. E dietro a noi c'è la cattedrale, la Seu come la chiamano loro. Seu vuol dire che è la diocesi dell'arcivescovato di tutta l'isola di Mallorca. All'interno della chiesa o della cattedrale ci sono tutte le opere del famoso architetto Gaudì, che poi andiamo a vedere. La cattedrale, la sua origine è quella che il re Giorgio I nel 1280, arrivando a Maiorca, è entrato in una bufera e una grande tempesta. Si è scaravoltato ma si è salvato. Ha detto: se arrivo, arriva, faccio una cattedrale alla Madonna. E difatti ha fatto questa cattedrale a Maria Santissima. Poi ha detto: va, il mio palazzo lo faccio di fianco. E là c'è il palazzo reale che sempre ha fatto Giorgio I. E è stata residenza di tutti i re di Maiorca e adesso è residenza estiva del re di Spagna. Il re di Spagna è venuto anche la settimana scorsa a passare le vacanze di questo castello.
La leggenda narra che nel 1229 il re Giacomo I d'Aragona, mentre navigava verso le coste di Maiorca con il suo esercito, fu sorpreso da una tempesta e promise di costruire una grande chiesa se Dio l'avesse salvato. Arrivato in salvo sull'isola, fece demolire la moschea di Medina Maiorca e, insieme all'architetto Guillem Sagrera, progettò la splendida cattedrale. La cattedrale Lasseo si trova all'interno della città vecchia di Palma, nella vecchia cittadella romana, tra il Palazzo della Almudaina e il Palazzo Episcopale. Nelle sue vicinanze troviamo il Parco della Mar e ovviamente le rive del Mediterraneo. È una bellissima costruzione gotica, con una suggestiva torre campanaria. Le sue vaste proporzioni si manifestano nell'ampia navata alta ben 44 metri, su cui si aprono i rosoni disegnati da Antonio Gaudí. Oggi Lasseo è uno dei più straordinari monumenti della Spagna e sicuramente una delle cattedrali più scenografiche dal mondo, grazie anche alla sua posizione sulla barriera dell'antico porto di Palma. La cappella custodisce le tombe del re Giacomo II e del re Giacomo III. Nel 1904 il famoso architetto Antonio Gaudí trasformò la cattedrale e realizzò tra l'altro il rosone, che con i suoi 12 metri e 55 di diametro è considerato il più grande del mondo. Gaudí liberò la prospettiva della navata trasferendo il coro dietro l'altare maggiore. Arricchì i pilastri con candelabri, creò sopra l'altare un baldacchino realizzato in ferro battuto, ma soprattutto diede luce alle navate, arricchendo di colori le vetrate e i lampadari. La luce che entra dalle vetrate offre all'interno degli spettacolari giochi di luce e colori. Nei giorni del 2 febbraio e dell'11 novembre alle ore 8:30, le luci che entrano in cattedrale dai due rosoni incontrandosi formano un otto di luce. Questa è la Plaza Mayor, la piazza maggiore, proprio nel centro di Palma. Lo spazio occupato da Plaza Mayor a Palma di Maiorca è quella del vecchio convento di San Felipe Neri e alcune case vicine. Fino al 1823 la piazza era la sede dell'Inquisizione. Le Baleari furono abitate fin dai tempi più antichi. I Romani, guidati dal console Quinto Cecilio Metello, dopo aver conquistato le Baleari nel 123 a.C., fondarono la colonia di Palma, forse su un precedente insegnamento talotico. La città che chiamarono Palma ben presto divenne il fulcro dei traffici commerciali con le città del Mediterraneo occidentale. Ai Romani, dopo alterne vicende, fecero seguito prima i Vandali e poi i Bizantini. Si sa ben poco di questo periodo, anche se nella cattedrale sono conservati dei mosaici che in precedenza si trovavano in una chiesa paleocristiana. Nel 902 il generale arabo Hisam al-Jaulani, in accordo con l'emiro di Cordova, conquistò la città che chiamò Medina Maiurca, nome che in seguito servì a indicare l'intera isola. Iniziò così il periodo della dominazione araba sulle Baleari, che durò per circa 3 secoli. Al Mercat dell'Olivar, conosciuto anche come mercato del pesce, vengono offerti prodotti freschi della migliore qualità, come il pesce e i frutti di mare, varietà di carne di alta qualità, frutta e verdura locale, formaggi, squisiti salumi, erbe, spezie e frutta secca, vino e liquori. Il mercato offre una scelta ampia e versatile di ristorazione sul posto, con piatti preparati al momento, ostriche, sciussi, spumante e champagne, vini e liquori. Al primo piano si trova il supermercato Mercadona, che completa la gamma di prodotti. Ci sono inoltre nel mercato fioristi, parrucchieri, un doppiatore di chiavi, un ciabattino, vari altri negozi e persino una biblioteca e una sala giochi. Nel 1229 l'isola di Maiorca venne invasa dalle truppe del re di Aragona e conte di Barcellona Giacomo I d'Aragona. Palma di Maiorca assunse il suo nome attuale e divenne in poco tempo uno dei principali centri commerciali del Mediterraneo. Con l'unione delle corone di Aragona e di Castiglia e il formarsi della Spagna moderna, iniziò un lungo periodo di decadenza legato a molteplici fattori.
Innanzitutto la scoperta dell'America, con lo spostamento del baricentro geopolitico mondiale dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico. Poi le incursioni dei pirati dall'Africa, che resero insicura la navigazione nel Mediterraneo occidentale. Infine una serie di rivolte contadine e di epidemia. Nel XVIII secolo Palma divenne la capitale della provincia delle Baleare. Inoltre, con Carlo III, vennero realizzati i commerci favorendo la ripresa economica della città. Nel secolo successivo, l'occupazione francese dell'Algeria rese più sicure le rotte commerciali nel Mediterraneo, che fino ad allora la pirateria turca e maghrebina, le cui basi erano nell'Africa del Nord, avevano reso insicure. Questo portò a un aumento dei commerci e dei traffici marittimi nel Mediterraneo occidentale, di cui approfittò Palma di Maiorca, grazie alle sue posizioni geografiche. Agli inizi del secolo scorso, le isole Baleari divennero un punto di approdo per i ricchi vacanzieri del Nord Europa. Salve, questo è il palazzo dell'Almudaina, è del 1281. È stato fatto costruire dal re Giorgio I nel 1281 come residenza reale. Tutt'oggi il re di Spagna, quando viene a Palma di Maiorca, risiede qua. Sono venuti appena la settimana scorsa, la settimana di Pasqua, e hanno dormito qua e hanno passato la settimana di Pasqua qua, dove per televisione hanno fatto vedere la storia della regina che non voleva far fare le foto alla nonna. Il palazzo reale di La Almudaina si trova accanto alla cattedrale Lascheu, nel quartiere storico di Palma di Maiorca, ed è una fortezza musulmana che è stata trasformata nel 1281 secondo lo stile gotico catalano. Il complesso architettonico è composto da un torrione rettangolare che ospitava il vero e proprio palazzo del re e il palazzo della regina, la Cappella Reale e i cortili, e vanta splendidi elementi architettonici islamici, come gli archi moreschi che si affacciano sul lungomare. Diversi arazzi fiamminghi del XVI e XVII secolo, mobili di diverse epoche, si trovano all'interno della struttura, oggi utilizzata dai reali di Spagna come palazzo delle cerimonie nel periodo estivo. Ricca di storia, cultura e vita notturna, Palma di Maiorca è il cuore pulsante dell'isola. Salve, questa è la seconda attrazione di Palma di Maiorca. Siamo sempre nella capitale, la città, Palma di Maiorca, sull'isola di Maiorca. Questo è il Castello Belvedere, il Castel de Belver, come lo chiamano loro. L'ha fatto costruire sempre il re Giacomo I nel 1300 come residenza estiva. Lui come residenza normale abitava giù, a 3 km da qua. Quando andava in vacanza veniva su, in questo castello. Il castello è l'unico in Spagna a forma gotica rotonda. Non c'è altro castello in giro che sia rotondo. All'interno è un po' spoglio, perciò non ne vale la pena andarlo a vedere. Però da qui si gode di un panorama stupendo sulla città di Palma di Maiorca che adesso andiamo a provare di fotografare. Il castello di Belver, costruito in stile gotico, è stato adibito nel corso della storia a usi diversi. Il re Giacomo II lo fece costruire come residenza reale. Per secoli è stato adibito a prigione. Nel XIX secolo divenne una fabbrica di monete. Il castello in origine serviva da residenza per i re di Maiorca quando non si trovavano nell'Europa continentale e in seguito fu usato raramente come residenza per i viceré durante il XVII secolo. Come fortificazione soffrì e resistette con successo a due assedi durante il Medioevo, il primo di essi nel 1343, durante la campagna di Pietro IV d'Aragona per reincorporare i territori di Maiorca alla Corona d'Aragona, e poi di nuovo nel 1391 durante una rivolta contadina antisemita. Il castello è caduto solo una volta nella sua storia, in mani nemiche, nel 1521, dopo un assalto durante la rivolta delle confraternite. Santa Ponsa è una destinazione favorita da molti e si trova in una baia protetta lungo la meravigliosa costa sudorientale di Maiorca.
I visitatori amano passare le vacanze nelle belle villette della campagna circostante. La spiaggia di Santa Ponsa, con sabbia bianca e soffice, e un mare limpido e azzurro, è molto apprezzata. Porto Adriano, un porto nuovo ed acqua profonda, ospita gli yacht dei ricchissimi e famosi. A Santa Ponsa, il grande Festival del Re, alla fine dell'estate, per celebrare la discesa del re Giorgio I nel 1229, quando iniziò da qui la sua conquista di Maiorca. Sul lungomare si trovano numerosi negozietti, ristoranti e caffetterie alla moda. Non lontano si trovano la bella cittadina di Andrax, diversi parchi acquatici e numerose attrazioni per le famiglie. Nell'isola di Maiorca ci sono migliaia di alberghi, la più parte costruiti in riva al mare o in zone panoramiche. Moltissime le ville e gli appartamenti di vacanza privati. I maiorchini hanno sapientemente trasformato l'isola in un paradiso per le vacanze. Colònia Sant Jordi è una piccola località situata vicino alla punta sud-orientale dell'isola di Maiorca. Dal 1950 il piccolo porto di pesca è diventato una meta turistica per famiglie grazie alle lunghe spiagge che circondano il sud-est e il nord-ovest e grazie alla sua vicinanza al parco dell'arcipelago di Cabrera. Alcuni ricercatori ritengono che in questa zona, dove c'era la città latina di Tucis, citata da Plinio, i romani sfruttavano le miniere di sale. Nell'entroterra, ancora oggi, dalle saline raccolgono sale per il consumo locale e per l'esportazione. La capitale si trova nell'angolo nord-occidentale di Maiorca e si affaccia sulla grande e meravigliosa Baia di Palma, un tratto costiero densamente popolato, ricco di attrazione, belle spiagge e alcuni dei migliori hotel dell'isola. Salve, siamo domenica 8, siamo sull'isola di Maiorca. Siccome alla domenica è tutto chiuso, qui siamo nel paese, nella città di Felanitx. E c'è un mercato, perciò tutti veniamo qua al mercato di Felanitx perché non avremo nient'altro da fare. Adesso andiamo a vedere un po' le bancherelle come sono. Alles Armbänder. Felanitx. Palma è un turbinio di strade strette, palazzi signorili come l'edificio della Borsa. Affascinanti cortili interne, belle piazze, su tutte Piazza de Spagna e Plaza Mayor, caffè e ristoranti alla moda e vivaci mercati al coperto. Antica e moderna nel contempo, connubio che la rende una meta attraente sia per i turisti che per gli abitanti del posto. L'idilliaca destinazione tropicale che è Calador si trova sulla costa meridionale di Maiorca e comprende il centro della città di Calador, Cala Egos, Cala Ferrera. Inizialmente un villaggio di pescatori, Calador si è sviluppata fino a diventare la popolare destinazione turistica che è oggi. Conserva tuttavia la sua atmosfera da villaggio di pescatori, con le sue insenature e i corsi d'acqua ancora intatti e immutati. Siamo ancora sull'isola di Maiorca, questo è il nostro terzo giorno sull'isola di Maiorca. Siamo nella parte sud-est dell'isola di Maiorca. In fondo si vede il mar Mediterraneo. L'acqua che entra, là si infrange sulle rocce, entra e questa è la famosa Cala d'Or. Cala d'Or è una zona turistica molto molto rinomata. Ci sono moltissime moltissime case di vacanza, alberghi. Chiamiamo la Regione o la Rimini del Mare Adriatico. È un posto molto bello, però la differenza è che qui è tutto in mezzo alle pinete, è molto verde, è un cielo stupendo, un mare cristallino, è un azzurro, come vedete, bellissimo. È un posto ideale per le vacanze. Le spiagge di Calador rimangono l'attrazione principale per i suoi ospiti, che possono scegliere tra cinque diverse spiagge.
Calador si trova vicino alla popolare marina di Calador, dove i visitatori hanno a disposizione lettini e ombrelloni, bagni e docce, oltre a un bar sul retro della baia. Le acque calme sono perfette per i nuotatori alle prime arme. Cala Ferrera è la destinazione ideale per lo snorkeling, poiché le formazioni rocciose fermano i venti e mantengono il mare calmo, turchese e limpido. Tra le molte strutture che vi si trovano qui ci sono bar, ristoranti e massaggiatori per i visitatori che vogliono viziarsi un po'. La piccola e appartata Cala Serena rimane il posto ideale per chi vuole un po' di privacy quando è in vacanza. Molti considerano Cala Serena la spiaggia più bella e naturale dell'area. Di un contadino che si doveva con il fango le pecore e i cani che abbaiavano. Questa è stupenda. Situato sulla costa orientale di Maiorca, tra Porto Cristo e Calador, Porto Colom è una delle destinazioni più affascinanti di questa parte dell'isola. Da piccolo villaggio di pescatori e resort turistico, il borgo, chiamato così in onore di Cristoforo Colombo, conserva la sua bellezza tradizionale, specialmente a Es Riueto, dove le antiche abitazioni, tinteggiate con colori diversi e ognuno con il proprio pontile per le imbarcazioni, danno vita ad un paesaggio eccezionale. Il faro di Porto Colom, situato a Sapunta, sulla punta nord-orientale, a 31 metri sul livello del mare, è ornato da larghe bande bianche e blu. La spiaggia più popolare di Porto Colom è Cala Marcal. Il castello di Santueri svetta maestosamente su un promontorio roccioso sopra il villaggio di Sortà. Il castello fu una fortezza fin dall'occupazione dei Romani nel 123 a.C. Salve, qui siamo sopra ad una collina e questo si chiama il Castello di Santueri. Il Castello di Santueri è del 1229, venne costruito dalla famiglia Sanci, che il motivo del castello è che quando arrivavano i pirati turchi e arabi dal mare, tutti gli abitanti dei paesi vicini salivano su e si chiudevano dentro il castello. Era talmente lontano e talmente alto che i pirati non riuscivano a salire fino a quassù, oppure ci davano a mucchio, no? Dicevano lasciamo perdere. E gli abitanti dei paesi dovevano rimanerci dentro anche delle volte 2 mesi, perché i pirati si stazionavano giù e rimanevano giù ad aspettarli. Quello che si vede in fondo è Porto Colom, adesso è un paese moderno, e pochi pescherecci e molti turisti, ma ai tempi, nel XIII secolo, erano dei paesini di pescatori dove venivano continuamente attaccati dai pirati. Perciò immaginatevi gli abitanti da là, per sfuggire ai pirati dovevano salire, salire, salire fino quassù in alto e venivano chiusi dentro qua e rimanevano al sicuro dagli attacchi dei pirati. Nel 903 venne conquistata dai Mori. Nel 1231 fu conquistato dal re Giorgio I con uno stratagemma. Gli abitanti organizzarono una festa con balli e musica per distrarre la guarnigione di difesa del castello. Durante il frastuono della festa, i soldati del re attaccarono il castello da dietro. I Mori furono sconfitti, uccisi o gettati dalle mura del castello. Il re Giorgio, dopo la conquista dell'isola, distribuì le terre ai suoi vassalli e tenne per sé metà dell'isola, tra cui il castello di Santueri. Regalò poi il castello di Santueri allo zio Nunio Sanci.
Porto Petro. Porto Petro. Porto Petro. C'è l'acqua tutti i giorni, insomma sono i nostri, quelli che prevedono da noi, perché qui sono diverse le previsioni. A una manciata di chilometri da Palma di Mallorca, sul pendiglio della Sierra di Tramuntana, sorge l'incantevole cittadina di Valldemossa. Salve, questo alle mie spalle è il paese di Valldemossa. Valldemossa è un paese con circa 2.000 abitanti ed è valutato uno dei più belli di tutta l'isola di Mallorca. Qui nel 1838 ha vissuto Frédéric Chopin con la sua compagna, George Sand. Chopin scrisse qui nel convento, nel monastero, il prelude numero 28. E la Chopin scrisse Inverno a Mallorca. Sono rimasti qua 2 anni ospiti dei monaci del convento, che adesso andiamo a vedere. Si tratta di un villaggio tranquillo che si snoda tra stradine secolari, strette e ripidi, luogo di nascita di Santa Catalina Thomas nel 1531, la protettrice di Mallorca, e luogo di vacanza per artisti illustri. Il grande compositore polacco Frédéric Chopin musicò tra il 1838 e il 1839 i suoi preludi opera 28, mentre la compagna George Sand scriveva il suo Inverno a Mallorca, durante il loro soggiorno presso la Cartuja, che oggi è la principale attrazione turistica di Valldemossa. Valldemossa è un paese di 2.000 abitanti situato a nord-ovest dell'isola di Mallorca ed è ricordata per essere stato luogo di soggiorno del compositore Frédéric Chopin, che in compagnia della scrittrice George Sand, sua nuova compagna, si stabilì alla Cartuja, Certosa, un ex convento, nel 1838. Molte leggende più o meno morbose riguardanti alcune note composizioni del musicista polacco hanno come teatro di svolgimento l'ex convento della cittadina collinare maiorchina. Molti artisti hanno vissuto a Valldemossa, attratti dalla sua atmosfera accattivante, dalla tranquillità e dai panorami montani della cordigliera della Tramontana. Ogni agosto a Valldemossa celebrano il Chopin Festival, dove ogni anno, sin dal 1930, si esibiscono molti musicisti famosi. Ancora oggi, presso questo ex monastero sono conservate le stanze dei due artisti, e in una delle maggiori sale si svolge un festival annuale dedicato a Chopin. Nelle sale sono ancora custoditi spartiti originali di Chopin, manoscritti dalla Sand, le loro lettere e alcuni effetti personali, nonché il pianoforte Pleyel con il quale Chopin compose i suoi preludi. Situata ad appena 17 km dalla capitale Palma e a 435 metri sul livello del mare, Valldemossa è un paese incredibile nel cuore della catena montuosa Tramontana. Michael Douglas e Caterina Zeta-Jones hanno vissuto per 21 anni in una villa da sogno nella tenuta Sestaccia nei pressi di Valldemossa. La piccola località balneare, ricca di charme, di Port Soler, si trova lungo la costa settentrionale di Mallorca, non lontano da Valldemossa e da Deia. Affacciato su una baia a ferro di cavallo e circondato dalle montagne della Tramontana, questo borgo è tra i migliori luoghi dove soggiornare durante una visita nell'isola di Mallorca. Salve, questo è il porto di Soler. Soler è il paese, si trova a 4 km da qua. La storia di Soler è una storia incredibile. Fino al 1930 erano isolati dal resto di tutta l'isola di Mallorca. Per andare a Palma di Mallorca, dovevano attraversare la Tramuntana, che è una catena altissima, senza strade, senza niente. Ci mettevano 2 giorni. Invece da qua, con il porto, in 3 giorni erano Marsiglia.
Perciò il commercio loro lo facevano con Marsiglia e non lo facevano con Palma. Poi nel 1930 hanno fatto la galleria e hanno unito Palma con un trenino storico che porta da Palma direttamente a Soler. Da Soler c'è il tram che arriva qui a Porto di Soler. Un hotel a 5 stelle, il Jumeirah Ra, costruito da uno sceicco arabo, si trova sulle colline alle spalle di Port Soler e offre splendide viste sulla baia. Due piccole spiagge di ghiaia servono questa località turistica, Es Traves, la più lunga, e Playa den Repich, decisamente la più affascinante, bagnate da un mare poco profondo. Il lungomare è francheggiato da caffè e ristoranti alla moda, mentre il porto, nella parte settentrionale della baia, occupato da imbarcazioni lussuose, è il luogo ideale per una passeggiata. Situato in una pittoresca valle lungo la costa nord-occidentale di Maiorca, Soler è una bellissima città costiera, con strade dal fascino antico, aranci e molti siti storici. Questa cittadina idilliaca offre ai visitatori una selezione unica di pasticcerie, piantagioni di agrumi, musei intriganti e bellissimi parchi naturali. L'Orange Express è il tram, il famoso tram che da Soler porta al porto di Soler. Una delle attrazioni principali di Soler è il treno che collega Palma, costruito nel 1913. Questo treno storico è stato un importante e cruciale mezzo di trasporto e ancora oggi serve turisti e residenti locali, con vedute mozzafiate durante il viaggio. I visitatori possono facilmente viaggiare da Palma a Soler e viceversa. La cattedrale di San Bartolomeo a Soler, costruita prima del 1236, questo tempio ha subito diverse modifiche nel tempo. Attualmente ha una struttura barocca, un campanile neogotico e una facciata modernista progettata dall'architetto Joan Rubiu nel 1904. Intorno all'edificio si possono vedere resti di portali e finestre romaniche e parte della fortificazione murata del XV secolo. Mirador Escolomer è uno dei punti panoramici più belli del nord di Maiorca. L'osservatorio è su una roccia verticale alta oltre 200 metri, che consente viste fantastiche, e per accedere al punto più alto ci sono alcune scale scavate nella roccia che conducono ad un paio di piccole spianate circolari. Il primo insediamento abitato nella zona di Alcudia risale alla preistoria, intorno al 2000-1300 a.C. Questo primo nucleo, Preta Laiota, fu espanso dai Fenici e in seguito dai Greci, ma l'antica Alcudia raggiunse il suo massimo splendore all'epoca dei Romani, che misero fine all'invasione dei pirati e costruirono una città fortificata. Distrutta dai Vandali nel VI secolo, fu riportata al suo splendore dai Mori. Il turismo ad Alcudia è storia recente, con il primo hotel costruito nel 1930 e gli altri a seguire, dopo la morte del generale Franco negli anni 70. A pochi chilometri dalla costa, la cittadina medievale di Alcudia sembra lontana alle luci del chiasso e dai popolari resort dell'isola di Maiorca. È una città affascinante e tranquilla, circondata da possenti mura che racchiudono il labirintico centro storico. Nella torre di Nunis, situata all'interno delle mura del castello, fu firmato il trattato di Capdepera tra il re Giacomo I d'Aragona e il Balivo di Minorca.
Secondo questo trattato, Minorca continuò sotto il potere musulmano, ma si sottomise a uno stato di sottomissione nei confronti del re Giacomo I e dei suoi successori. Il castello di Cap de Pera si trova in cima alla collina del Puig de Cap de Pera a 159 metri di altitudine. La fortezza occupa una posizione strategica che ha permesso di sorvegliare una gran parte del nord-est e parte della costa nord-orientale dell'isola di Minorca. Questo castello è uno dei più grandi di Maiorca e in origine aveva un solo ingresso, la porta del re Giacomo. Nel 1231 il re Giacomo I ha firmato in questa torre il trattato di Cap de Pera, concluso con i Mori, che occupavano l'isola di Minorca, in base al quale i Mori hanno mantenuto l'isola ma giurato fedeltà alla corona di Aragona. Salve, qui siamo a Cap de Pera, nella parte nord-est dell'isola. Palma è tutto dall'altra parte. Qui a Cap de Pera si stabilirono i primi nomadi nella preistoria, molti molti anni prima di Cristo. Poi nel 1229 il famoso re Giorgio I fece la famosa pace di Cap de Pera con gli arabi di Minorca. Suo figlio nel 1330 fece la pace definitiva con gli arabi. Quassù è sempre stato un posto dove, come negli altri castelli, si rifugiava la popolazione. Non era solo un castello, era un villaggio dove la gente entrava e venivano protetti dagli attacchi dei pirati che arrivavano da ogni parte del mare. Specialmente erano attacchi di pirati arabi che arrivavano in questo punto. Il re Sancho I di Maiorca diede un aiuto di 100 stipendi a ciascuna famiglia che si stabilì nel castello. La città dipendeva sempre amministrativamente dal comune di Artà, poiché non superava le 100 famiglie. Prima dello sviluppo del turismo, iniziata già negli anni 70, Cala Racciada era solo un tranquillo borgo di pescatori su una scenografica penisola rocciosa. Oggi è una cittadina che conta oltre 6.000 abitanti, molti dei quali stranieri che hanno preso la residenza a Maiorca. D'estate questo numero aumenta considerevolmente grazie all'afflusso dei turisti, per lo più tedeschi e russo. L'umile porto di pescatori è oggi diventato il principale porto del nord dell'isola e accoglie eleganti yacht e possenti barche a vela che sembrano fare a gara in grandezza e lusso. Molto buona è l'offerta alberghiera della zona, con una quarantina di hotel di tutte le fasce di prezzo e numerosi appartamenti tra cui poter scegliere. Numerose le spiagge nelle vicinanze, sia sabbiose che di roccia. Nel complesso Cala Racciada è una meta ideale per famiglie, coppie e chi vuole una vacanza di mare con tutte le comodità. Il villaggio di Cala Bona, con circa 1500 abitanti, era un piccolo villaggio di pescatori della costa orientale, ma gradualmente si è trasformato in una località balneare. Esistono ancora oggi pescatori che riparano le reti, ma il porto è fangheggiato da bar con terrazze fiorite. Le spiagge sono molto più tranquille e meno affollate rispetto alle vicine Cala Milor e Port Verde. Il piccolo complesso residenziale Maiores Decima si trova sulla vecchia strada tra la scogliera di Playa de Palma e Cala P e appartiene al comune di Lluc Major. A Maiores Decima ci sono solo circa 925 abitanti, alcuni di origine straniera, che si sono stabiliti qui per la pace e la tranquillità. Godono di una fantastica vista sul mare aperto e sulla baia di Palma. Maiores Decima ospita alcuni ristoranti con cucina semplice. Nel complesso c'è il centro commerciale locale con negozi e ristoranti. La playa di Sant'Aní è a 6 km da Sant'Aní Paese. Questa spiaggia sabbiosa, ideale per le famiglie, si trova in una baia riparata. La playa è facilmente raggiungibile in auto. Il parcheggio gratuito si trova direttamente sulla spiaggia.
La spiaggia è piena d'estate ed è frequentata dagli ospiti degli hotel vicini e dalla gente del posto. Il sentiero lungo la costa fino alla vecchia torre della fortezza, Chateau Renova, o alla roccia a ponte Espontas. Cala Figuera è sempre nelle vicinanze di Playa Santaní. Siamo a 60 km dalla città di Palma. Non essendo raggiunta da mezzi pubblici, vi arrivano solo i provvisti di auto, pertanto rimane tranquillissima. El Arenal è un piccolo pezzo di paradiso nascosto lungo la costa occidentale di Maiorca. È un posa isolato rispetto al resto dell'isola, è un'oasi nel mezzo del Mar Mediterraneo. El Arenal gode di un mare tiepido, clima perfetto, abitanti ospitali, circondata da bellissime acque e palme. Quest'area è un posto magnifico per rilassarsi e recuperare le forze. Playa de Palma, in italiano spiaggia di Palma, è una delle località più popolari e turistiche di Maiorca. Si trova in mezzo alla costa meridionale dell'isola e vanta un bagnasciuga lungo quasi 5 km, che inizia da Can Pastilla e finisce a El Arenal. La strada adiacente è praticamente isola pedonale, salvo il passaggio del trenino turistico e di qualche altro mezzo abilitato. Nel centro di Palma ci sono moltissimi parcheggi sotterranei, sono di una comodità estrema. Esci dal parcheggio dopo aver posteggiato e ti trovi nel luogo dove volevi andare. Salve, con questa magnifica vista della cattedrale di Palma di Maiorca. Concludiamo la nostra visita all'isola di Maiorca. Una breve considerazione. L'isola è veramente bella, incredibilmente verde. Ci sono delle strade stupende, non c'è una buca, tutto perfettamente. L'isola è pulitissima. Ci sono moltissimi alberghi, tutti belli, tutti attrezzati. Non ci sono poliziotti in giro. È veramente un'isola di vacanza stupenda. E con questo la cattedrale vi salutiamo e vi ringraziamo per aver visionato il nostro filmato. In pochi anni le isole Baleari, da regione economicamente depressa, sono diventate la regione più ricca della Spagna, con un prodotto interno lordo superiore alla media europea.